稲妻イレブン GO ストライカーズ2013。Salve a tutti ragazzi della vostra Mazinga Z e bentornati su una nuova puntata di Inazuma Eleven Go Strikers 2013. E ogni volta mi sento che rallento perché mi viene a dire Inazuma Eleven Go Chronostone invece che Strikers, ma perché sono un idiota. Bene, 30 ore e 49 di gioco, me coglioni. Me coglioni. Allora, ho già settato tutto, ho già preparato la squadra, ho già preparato gli stemmi e tutto il resto. Perché mi avete chiesto un po' di mosse da far vedere. E quindi ho detto, almeno mi risparmio la cosa. Allora, ho sistemato lo stemma, tutto il resto, la squadra ci siamo. Il centrocampo non l'ho cambiato molto, ma perché comunque era molto buono il mio centrocampo. Cioè, Arion e Coso e Rioma sono fortissimi a centrocampo. Allora, tecniche da far vedere. Mi avete chiesto anche il Miximax di Temma con Shu, però non ho avuto il tempo materiale per poterli allenare. Ci vuole molto poco di Kizuna, basta il 50%, però non ho proprio avuto tempo. E quindi ce lo farò vedere la prossima volta, perché è un po' come lo chiedete, in effetti, scusate. Allora, intanto, due tiri mi avete chiesto, entrambi di livello 3 o 2. Ah, lo andremo a scoprire. Allora, il primo è... Devo cercare uno Shuto Comando. Non è che non hanno nomi, Shuto Comando. Cioè, non c'è scritto... No. Questo è uno Shuto Comando, ma il nome non c'è scritto zero qualcosa. Bene. Quindi cerchiamo una mossa usata tipo da voi. No, questa è Double Ball. Dove sei? Questa, forse. Questa è Plasma Ball. Kojuda. Tu sei... Eccola qui. Love Arrow. Love Arrow. Ok, perfetto. Poi Cenere Nera. Che dove sei, Shu? Non c'è? L'ho perso. Ah, eccolo qui. Eccola qua. Una delle mie tecniche di sceneggiatura preferita, cioè è proprio bella, è fatta proprio bene. Poi, mossa di difesa, fighissimo, ce ne sono solo due, ah no, questa è una cash in arme, ho sbagliato, infatti mi sembrava ce ne fossero di più, di Kirino. Senkishi, Blue Hilde, Valkyrie Wrath, Death! Mi sembra che dica tipo Valkyr Block, una cosa del genere, quindi blocco della Valchiria. Figo, figo, ammetto che è figo. Il messaggio sarà? Sì, ok. Ok. Perché mi riscrive un messaggino, le cose da far vedere. Bene, allora. Andiamo a fare i grandi curi, ma i grandissimi curi. Contro i Dark Emperors. Sa. Asimeiose. Ah no, Asimeiso, scusate. Bene, quindi adesso l'audio del gioco c'era di nuovo, perché come sapete, già grazie che posso pubblicare episodi della Nintendo, figuriamoci di... La colonna sonora è proprio una cosa oltre. Ok, 5 dei in porta, faccio vedere la formazione, 5 dei in porta, Nathan, Jack, Kirino e Kinako. Così abbiamo, perché uno di voi me l'ha detto... vento, montagna, albero e fuoco. Un difensore per ogni elemento in modo che siamo forti e competitivi. Dato che a parte forse Nathan che serve a poco perché un attaccante in montagna non ce n'hanno, ma comunque hanno tutti gli elementi del mondo da tirare, quindi va bene. Centrocampo ci sono loro tre, che sono belli forti, soprattutto lui. Vabbè. Sì, alla fine a C la maggior parte, però attacco e controllo mi sembra B. Poi in attacco il mitico Xavier Grande, che non è allenato, ma comunque che sta già grande, A di tiro, quindi va bene. Anche perché lui ha B, e anche tu hai B. Ok. No. Partita. Ok. Scrocchiamoci. Si hai kaisda! Ok. Vediamo come ce la caviamo contro i Dark Emperors. Sì, bravo Shadow, proprio ottima mossa.
Allora, Xavier, se non sbaglio, ha il dash di fuoco. Cioè, da piccolo sicuro, infatti, lo mantiene anche da grande il dash. Non volevo fare un cross, volevo fare un passaggio. Non ho scattato abbastanza presto, ok. Ole. Buttala dentro! Kaboom! Ecco, gol così in cross lo vedo difficile farli mai, eh. Oh! No, madonna! Forse un po'. Potevo farlo passare. Inagomachi! Ok, frittellina di Kinako. Ok. Perché mi dice, ma no, ma detto, si chiama in altro modo. Lo so che si chiama in altro modo, sicuramente. Anzi, no, Kinakomochi non è detto come si in italiano. Ma semplicemente qualcuno di voi mi aveva detto... T'arriva un asteroide in faccia. E qualcuno mi ha detto di ridoppiare le mosse. Potrei chiamarla Bromance, semplicemente perché si scambiano con lo sguardo così complice d'amore. Avete detto appunto di ridoppiare le mosse che riesco, ovviamente, che mi viene in mente qualcosa da dire. Così, per a caso, perché comunque l'abbiamo detto di mille volte i nomi delle mosse. Porca troia, finisce oscurissima! Meno male che è un idiota, perché bastava che aspettasse 2 secondi e arrivava l'inferno. Beh, meno male che è un idiota. Berashi, nope. Bravissimo. Ah, oh, mi sembra... Bastardo, quick draw. Te la ciulo facile. E ancora, madonna. Quanto ha di dribbling quest'uomo? No, bravo. Io ringrazio il fatto che Nathan sia un imbecille, Perché... Gli facciamo anche finire il furore. Finito. Oh, mi sembra di aver disattivato tutti i Kenshin Armed e di aver lasciato solo i Kenshin per tirare. Mi pare. Forse con aria mi sono dimenticato, vabbè. Al massimo non tiro con aria. Ma non per una sfida, proprio per cosa mia, perché vediamo quasi sempre Kenshin Armed. E quindi ho detto, vabbè, tanto per cambiare un po' Metami Kenshin. No. Ok, livello 2, dai. Mi viene solo soffio del drago, ma mi sembra che si chiami già così. Dovrebbe bastare, mi auguro. Parata con parata S. Fatto. L'ho rischiata un attimo, sono un po' stretto il culo, però. Ho messo S di parata per un motivo, Faccio vedere. Ok, carichiamo. L'IA del gioco oggi è un po' imbecille, devo dire. Kensei, non se l'ha to! 1, 2, 3. Semplicemente perché appunto c'erano i due difensori con tecnica pronta, potevano bloccarmi in tempo zero. Bromance. Ma non hanno molto intero, scusate, perché... Due tiri, due gol. Cioè, oddio, due tiri. Due tiri, probabilmente con Gesù che è sceso, ha tirato, però... Dark Emperor. Ah, giusto. Mi dimenticavo il dettaglio che sono stanchi i giocatori dopo aver usato sta mossa. No! L'hanno fatta. La madonna. Dark Phoenix. Non ho capito il motivo per cui Kirino non abbia intervenuto, ma... Vabbè. Minga, faia! Grande! Mamma mia! Ok. Comunque questa... Mi sono dimenticato di doppiarla. Questa qua è Mani Brucianti. Per chi ha mai giocato a... Quindi comunque se gioco di ruolo basato su quello, sa cosa vuol dire mani brucianti. Vai! È proprio l'incantesimo è quello. Mania conchetta. Tasteroido la faccia sta mossa, dai. Tasteroido la faccia. Sei albero, ragazzo. Sei albero e sono fuoco. Faccio gol. È normale.
cioè, no, non è colpa tua, né dei tuoi capelli a Porco Spino. Tranquillo. Olè. Comunque me l'aspettavo più difficile la... Medaglia 3 stelle. Tardo. Dicevo, me l'aspettavo più difficile la Medaglia 3 stelle. Ma perché avevo... L'unica volta che ho provato la Medaglia 3 stelle l'avevo provata con la mia squadra dell'altro salvataggio e ho giocato contro la Legend Japan. E lì mi hanno asfaltato di cattiveria. Ma probabilmente perché era la Legend Japan. Nope. Sbagliato. Bellissimo. E vai, palla. Shadow. Qualcuno la ferma prima, perché è quasi un insulto farla parlare a 5 Dea. Ok. È un altro mosso di livello 1, eh. Capiamoci. Nessuno te la ferma. Vabbè, livello 2. Comunque le mosse sono... Guarda come sono maledetto e mamma so farle rovesciate. Belle. Vai! Passala... No, 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 a lui. A lui, ok. Vorrei... Bastardo! No, no. Non tiro con te, ma... Mi sa che non ci ho rimesso il cash da lui. Riuscire? Riuscire in difesa. Perché... Se no avrebbe avuto la tecnica Olympus Harmony... Col cash in armed. Dubito che la passa. Ok. Giro giro tondo. Tantissimo proprio. Sto qua proprio tantissimo giro giro tondo. No. Max? Ah. C'hai, ok. Tiro del più? Ah, cazzo. Dragon Ball Shot, direi. Ho paura, no, livello 3. Perché ho paura? E comunque... Era un mosso di livello 1, in effetti. Vabbè, ho esagerato. Ho esageratissimo, direi. L'importante è... Ok, perfetto. Devo non farli tirare per un po'. Perché... Mi servono 60 TP per attivare il catching. E nella stagione ha 54 5 Dea. Quindi sono un pochino preoccupato. Un pochino però, non tantissimo, ma giusto necessario, diciamo. Ok. 3-0. Dovremmo esserci. Ok. Ok. No, oh, guarda, mi è arrivato un attimo un messaggio. Scusate. Ok, ci sono. Ehi, cacchio, è finito il TP. Per tutte e due è finito il TP. Non puoi fare neanche il livello 2. Minchia. Spigozzi. Ha! Inculatissimo. No. Signor Pete, signor Griffin, non è a casa. Scusate. Allora. Sol, ecco, volevo far tirare Sol io veramente, prima o poi. Sì, sì, sì. Op. Guadagniamo. Op. Ok, a posto. Bastardi. Perché facendo il dribbling e colpendo le altre persone, non pensarci neanche. Brunigilde. Possiamo appunto fare questa cosa. Per ripristinare la barretta del momento. E togliti sfigato. Fai tirare il mio amico Sol. Amico Sol. Sono un idiota. Devo aspettare un attimino. Ma bastava un attimino. Non ci pensare neanche. Non ci... E io te la countero. Come la mettiamo? E io ce la faccio pure a counterartela. Tronto. Tra l'altra Katana Drive. Salve, permesso. Si erano imbocciati perché gli ho fatto la mossa. Due. Crash in. Perché non ha la mossa di livello 3, taglio. Non ha Solar Crash, come si chiama. Ok.
Questa è chiaramente Supernova, nella mossa di Freezer di Cooler. È quella, cazzo. È uguale. Bromance. L'ha parata? Secondo quale chiesa l'hai parata? Cioè, secondo quale logica cristiana l'hai parata quella? No? La palla, proprio giù. E perché l'hai passata a Max? Non l'ho compresa questo dettaglio. Qualcuno mi spieghi. Sì, vabbè, però. Sì. Ok. Ah, giusto, ricordo anche il nome della mossa. Frittellina di Kinako. Perché tendo a non ricordarmi. Cioè, dico cagate che mi vengono in mente proprio così. Quindi non è detto che io me le ricordi una volta dopo, eh. Appunto, anzi, è molto facile che non succeda. Vabbè, va bene. La culo veloce. Hop. Briglia. Porco. No. No, sì. Cioè, era fuori gioco veramente grosso come il Wyoming. Non lo so. Era grosso. Era proprio un fuorigioccone. No, il KC. Grande, grande. Grande Jack. Mi verrebbe da fare un riferimento un po' troppo spinto. Stavolta, zittino. La montagna. Allora. Ok, 5 di A al momento, quindi sono una persona felice. Permesso. Probabilmente gli ho dato un pugno in faccia a Jim. Oh! Ah, ah, ah. Felt è tornato abbastanza in fretta, maledetto. Maledetto. Dove vai? Dove vai? Nico? No, no. Kojuda! Dark! Non posso ridoppiarla, questa è troppo cattiva, ragazzi. È Fenice Oscura. È proprio Fenice Oscura. Ah, prima l'hai parata che erano più vicini, quindi dovrei essere una persona tranquilla adesso. Ping. Bravo, 5 Dea. Mamma mia, quanto sei forte. No, 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 no. Palla. Volevo palla a lui. No. Da dietro non funziona la spinta. È inutile. Ok. Uno. Tre. E Sakyo Eleven Hado in the face. Tiro arcobaleno? No, perché esiste una mossa che si chiama tiro arcobaleno. Stavo per dire tiro incredibile dall'enorme potenza, invece l'ha parato. Mi ha proprio smontato tutto. Va bene, ok. Messo. Xavier. Palla. Bravo, Xavier. Non ci pensare neppure. Ole. Vai. Tasteroide la faccia. Bam. Ultimamente la broma sta funzionando, eh? Andiamo. Ah, ok. O si sono potenziati nel secondo tempo così a caso. Che può essere, eh? Perché mi sembra che sia più forte. Siete troppo scarsi, ragazzi. Dai che riesco a prendere un altro platino. Oppa, la miseria. Bravo, bravo Jack. Oh, bravissimi. Shadow. No. Subappalta il tiro. Ok. Wanda. Non le sto doppiando più perché non mi viene in mente nulla, ragazzi. Per dire cagate proprio di grosse. Brava Kinako. Non sto pensando. Ho capito Streika, forse. Forse. Tiro del più mi sembra aver chiamata. Cosa del genere? Uno la blocchi per il signore.
Dragon Ball Shot. Ok. Al momento, quindi lo faccio. Ah. Mani brucianti! Ah. Ok. E ci muori. Voglio giocare anch'io! Oh, guardate come sono bravo a fare i dribbling. Oh madonna, tra un po' mi ciula la palla, Shadow. Oh madonna. Ok. E continuiamo ad andare avanti. Ah, comunque la partita è finita. Dovremmo riuscire a finire entro molto breve. Ok. Missy Jack, che sei di livello. E... ok, quindi platino anche qui. E la prossima è contro Inazuma Japan. Quindi sarà. Almeno questo dovrebbe essere un po' più difficile. Platino, 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 oro. Allora, ho preso oro davvero contro la prima Raymon e contro la Zeus. Poi magari se vedo che riesco veramente a fare platino più o meno con tutte, potrei rifare gli oro. Ma questa è proprio una cosa a parte. Quindi ragazzi, ah giusto. Prossima squadra. Prossima squadra è l'Inazuma Japan, ma penso che la conosciamo tutti. Inazuma Japan. E in porta c'è Mark e in attacco ci sono Axel, che c'ha mille formazioni in Uzuma Japan. Qual è quella che usano in questa partita? Giocatori? Allora, ovviamente Mark avrà S. Porco Giuda. Perché è anche del livello 2, ok. Poi, ok, quindi Xavier, bisogna stare attenti ad Axel, che ha grande fuoco. Te invece sei albero, la tecnica più forte però è montagna. Se metto un portiere montagna per Axel sono a posto. Anche perché per tutte e due serve montagna, ok. Quindi un portiere montagna ci vuole. Quindi ditemi voi se Mark o JP. Alla fine la scelta tra loro due. Che sono quelli con all cashing o con le mosse più forti. Quindi ragazzi, suggerite ditemi come al solito stemma, squadra, mosse da far vedere, moduli e giocatori magari per l'attacco, per il centrocampo e per la difesa. Il portiere appunto ditemi se quello o l'altro. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Ciao!